Buongiorno a tutti, sono Carlo Dozzan, docente, uno dei docenti della Federazione Italiana Fitness per i corsi di personal training e per i corsi di funzionale. Sono qui oggi a presentarvi un aggiornamento per il corso di personal trainer. In questo aggiornamento farò vedere alcuni esempi di esercizi, magari che non avete ancora visto, che ancora non conoscete, per allenare il core. Per allenare la funzione del core di stabilizzare il tronco. Quindi parleremo di esercizi di anti-estensione, esercizi di anti-rotazione, esercizi di anti-inclinazione laterale. O meglio, anti-estensione, anti-torsione e anti-inclinazione laterale, volendo utilizzare i termini corretti. Iniziamo prima, e sono queste, infatti, questa è una delle azioni principali per cui dovrebbe essere allenato il core. Prima ancora di eseguire dei crunch, come ci ha insegnato il mio grande collega Rino Mastromauro, la funzione primaria dell'addome è legata alla respirazione, la funzione primaria dei muscoli addominali è legata alla respirazione. Dopodiché, per allenarli da un punto di vista, diciamo, utile a utilizzare dei sovraccarichi all'allenamento in palestra, utile anche respirare, ovviamente utile, ma per rinforzarli, per gestire meglio i sovraccarichi, prima di andare a fare crunch e crunch inverso, è opportuno allenarli nella loro funzione appunto di anti-estensione del tronco, anti-torsione del tronco e anti-inclinazione laterale del tronco. Iniziamo con alcuni esempi per gli esercizi di anti-estensione del tronco. Un esempio è questo, il landmine press. Basta avere un bilanciere, puntate il bilanciere da qualche parte, magari all'angolo di una parete, alla base di una parete, o appoggiato ad un tappetino come sto facendo io in questo caso. Naturalmente sarà possibile caricare il bilanciere con dischi a seconda di quanto carico mi serve per l'allenamento. In questa posizione che viene chiamata di half kneeling, cioè mezzo inginocchiato, mantenendo il busto stabile, eseguirò dei press con il mio braccio destro. Farò questo. Quando il carico inizia a essere adeguato alla forza del soggetto, del cliente, l'addome, il core, dovrà lavorare proprio per evitare che il tronco vada in estensione eccessiva. Quindi il core deve lavorare per stabilizzare il tronco. Altra serie di esercizi che si può fare per allenare questa capacità del core sono quelli associati alla posizione di push-up o simili alla posizione di push-up. Una cosa semplice la potete fare in questo modo, dalla posizione di quadrupedia, senza nessun attrezzo particolare, piano piano mantengo stabile il core, mantengo stabile il tronco e piano piano scendo in avanti, fino a dove riesco a controllare senza perdere la schiena, dopodiché torno indietro e cammino. Questa potrebbe essere una versione più facile, a leva corta, perché sono appoggiato alle ginocchia. Naturalmente la stessa cosa può essere fatta a leva lunga, cioè dalla posizione di push-up o di plank o di bench, cammino fino a dove riesco ad arrivare con le mani e poi torno indietro. Ancora. Da qui cammino e torno indietro. Per fare un esercizio analogo, posso usare qualcosa che scivoli o delle patine specifiche come in questo caso o degli asciugamani ripiegati e fare appunto questo. Stabilizzo il core, scivolo in avanti, dopodiché ritorno, cercando di non perdere mai il controllo del tronco. Vado giù in avanti e ritorno. O ancora, sempre grazie alle patine, posso fare delle variazioni sui push-up. Un braccio scivola, l'altro esegue il push-up.
Posso scivolare in avanti, posso scivolare di lato, posso scivolare in obliquo, sia in avanti che in basso. Questo per quanto riguarda gli esercizi di antiestensione. Ora vediamo qualche esercizio di antirotazione. Un esempio è il push-up ad un braccio. Mi preparo, sistemo le mani, tolgo una mano, giù e su. Con l'altra mano appoggiata alla coscia risulta più facile perché è più facile stabilizzare il tronco. Se volete renderlo un po' più difficile, basterà tenere la mano che non lavora libera. Quindi da qua stacco, vado giù e vengo su. Ovviamente non è un esercizio che potete proporre a tutti i vostri clienti, ci vuole un minimo di forza. Posso però renderlo più facile. In che modo? Per esempio, posso eseguirlo appoggiato alle ginocchia. E già così accorcio notevolmente la leva. Quindi sarei qui, se fossi sui piedi, appoggio le ginocchia, stacco una mano, eseguo la stessa cosa. Oppure posso mantenere i piedi appoggiati a terra, ma invece di spingere contro il pavimento, spingo contro un oggetto più alto. Per esempio, posso decidere l'altezza più consona al mio cliente, sistemando il bilanciere al power rack all'altezza che mi interessa, e il punto di spinta non sarà più il pavimento, ma sarà il bilanciere del power rack e quindi sarà molto più semplice. Può essere un approccio poi per abbassare gradualmente sempre di più il bilanciere fino ad arrivare a lavorare a terra. Uno degli esercizi che abbiamo visto poco fa come antiestensione è anche un esercizio di antirotazione. Infatti a volte, anzi spesso, questi esercizi fungono da più e sono utili per più di una funzione. Ed è appunto il landmine press, quello che abbiamo fatto prima. Ve lo simulo solamente perché l'avete visto poco fa. Oltre a pressare, posso in questa posizione anche tirare, posso simulare un movimento di row. Qui o con un cavo o con un elastico, sempre dalla posizione di half kneeling. Okay? Tenendo indietro la gamba corrispondente al braccio che lavora, l'altro braccio lo lascio libero, non lo appoggio al fianco, così devo stabilizzare maggiormente utilizzando esclusivamente il core. Eseguo un row machine, un pull ad un braccio, un rematore ad un braccio. Questo. E il core deve lavorare come anti-torsione del tronco. Andiamo adesso a vedere l'ultima categoria per quanto riguarda gli esercizi di anti-inclinazione laterale. Un modo per allenare questa capacità del core è utilizzare dei bilancieri con carico asimmetrico, come in questo caso. Ho caricato maggiormente un lato rispetto all'altro. Di quanto dovrebbe essere diverso il carico? Per darvi un'idea, in modo tale che non esageriate, che non andiate a farvi male, diciamo che voi dovreste togliere circa, dovreste prendere il totale che c'è sul bilanciere, calcolate un 10-20% e questo 10-20% va tolto da uno dei lati. Quando avete questo carico, potete per esempio eseguire degli stacchi. Chiaramente, con questo 10-20% di differenza tra un lato e l'altro, il core, gli addominali, saranno costretti a lavorare. Ovviamente il vostro intento sarà quello di comunque mantenere l'esecuzione il più simmetrica possibile. Dovranno lavorare per evitare un'eccessiva inclinazione laterale. In realtà, questo giochino
lo si può fare anche con un bilanciere caricato in modo simmetrico. Basta prendere il bilanciere non al centro, ma spostarsi da un lato o dall'altro. Se col carico, se caricato in modo simmetrico, così sono perfettamente bilanciato, io cosa posso fare? Posso spostarmi lateralmente e automaticamente diventa asimmetrico. E devo sempre mantenerlo orizzontale e mantenere il busto eretto e verticale. Altro esercizio. Il suitcase deadlift, cioè lo stacco della valigia. Potete utilizzare un disco, potete utilizzare un manubrio, potete utilizzare un kettlebell. Qualunque sovraccarico, anche un mattone se volete. Posizione di stacco, sistemo l'oggetto da sollevare al mio fianco, vado giù, afferro l'oggetto, stabilizzo il tronco il più possibile e su. Giù e su. Ovviamente le ripetizioni che farò da un lato andranno ripetute anche dall'altro lato. Vi consiglio di iniziare dal lato più debole, in modo da lasciare quello più forte per la seconda parte della serie, cioè quando siete più stanchi. Ripetizioni 4-8 ripetizioni per lato, e questa è una serie. Ultimo esercizio che vi propongo è l'overhead press ad un braccio. Potete farlo in piedi e diventa questo. Chiaramente è necessario un carico adeguato per sentire l'azione che mi interessa in questo caso, cioè l'azione degli addominali come anti-inclinazione laterale, oppure posso farlo sempre dalla posizione di half kneeling, quella che abbiamo visto poco fa, sia per il landmine press sia per il rematore ad un braccio. Questa posizione. E così l'addome è costretto a lavorare come anti-inclinazione laterale. Questi erano alcuni suggerimenti, vi ripeto, diversi dai classici crunch, crunch inverso, crunch contorsione, per allenare gli addominali, per allenare tutto il core, per allenarlo in una delle sue funzioni più utili a livello di allenamento generale, a livello, se vogliamo, funzionale del core, per quanto riguarda una delle funzioni del core, cioè allenarli in anti-estensione, anti-torsione e anti-inclinazione laterale. Potete inserirli al posto o assieme agli esercizi classici che fate solitamente, magari iniziando da quelli più semplici, con carichi bassi, poi gradualmente aumentando i carichi. Così potete rendere, avete degli strumenti in più, potete rendere più vari, meno noiosi e più divertenti gli allenamenti che fate per i vostri clienti. Grazie a tutti, buona giornata, a presto.